Salve a tutti i seguaci mortali del principe dei boschi della Duhelden Varden, del signor Drotningu, e ammirate la bellissima sedia che ho dietro di me. Sì, ho deciso di ordinare questa fantastica sedia di pelle perché sì, perché l'altra blu faceva cagare, era tutta scassata, ora ho una vera sedia come si deve. In ogni caso, siamo qui adesso in un video scazzo per fare un tag a caso completamente. Quindi partiamo senza indugiare oltre. Nome Michele. Soprannome non ho un vero e proprio soprannome, ovviamente il mio diminutivo è Miki, come può essere Francesco, Franci, Giovanni Giovi, eccetera, eccetera. E numero di candeline sull'ultima torta di compleanno, 12. Dato in cui spegni quelle candeline il 16 febbraio, segni particolari, monociglio, brufoli e un cazzo lungo, e c'è da dirlo. Luogo di nascita, il mio paese, qua, in quanto c'è l'ospedale proprio nel mio paesino, fra Oristano e Cagliari. Altezza 1,55 all'incirca. Colore degli occhi, ambra, tendenti al verde oliva. Colore dei capelli, marrone chiaro, che in estate, del tipo quando ero piccolo, che avevo i capelli ancora più chiari, avrò avuto 5 anni, avevo i capelli biondi, ossigenati ad agosto. Si schiariscono molto d'estate, infatti. Numero di scarpe 39, occhiali, yep, sir. Sono bellissimo con gli occhiali, che tra l'altro li devo anche cambiare. Quindi, se volete un video, avvisatemi. Il video del cambio degli occhiali. Hai piercing? No, non voglio deturpare il mio corpo. E stessa cosa vale per la domanda successiva che riguarda i tatuaggi. Animali domestici? Ho quattro cocorite. Ti piace il tuo lavoro? Non è un vero lavoro, io, cioè, sulla carta d'identità c'è scritto studente e ovviamente non è un lavoro bellissimo, ma la verità è che il mio lavoro è il mantenuto ed è un bel lavoro, fidatevi, è bello. Ti sei mai ubriacato? No, la cosa più vicina al bere che io abbia mai fatto è il tipico bicchierino di spumante che si dà a Natale, a Capodanno. Ti sei mai innamorato? No. Hai mai amato qualcuno al punto di piangere? No. Hai mai avuto incidenti in macchina? No, mai. E stessa cosa vale per la moto. Vino rosso o vino bianco? Dipende dalle occasioni, ovviamente. Con la carne il vino rosso, con il pesce il vino bianco. Ma se mi mettessero davanti, voi che facciamo sopravvivere il vino rosso, il vino bianco, direi il vino rosso perché si adatta un po' di più a tutto. Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola di gran lunga. Lemon soda, orange soda, lemon soda. Caffè normale o macchiato? Macchiato. Non mi piace tantissimo il caffè. Io di solito faccio caffè, un fondino e latte e 4 cucchiaini di zucchero. Zucchero normale o di canna? Normale, non fotte sega, da semmazzer. Coperto o piumone? Piumone, mamma mia. Cioè, mi sveglio sudato col piumone. Là, no, non si vede, però un piumone bellissimo. Lasciare o essere lasciati? Non sto neanche ad elaborare perché lasciare. Colore dei calzini? Non ce li ho. Estate, c'è bash che morri, diremmo noi qua in Sardegna. Ora dunque, numero favorito? 9. Film preferito? Sole a catinelle. Sì, lo preferisco a Quo Vado, tra l'altro. Sarà perché forse Sole a catinelle è più leggero, c'è un bambino, quindi dai, Sole a catinelle. Telefilm preferito? Sono indeciso tra Game of Thrones e Doctor Who, ma dato che sul Trono di Spade, Game of Thrones, ci sono anche i libri, se dovessi scegliere quale far sopravvivere delle due, sceglierei Doctor Who. Citazione. Curioso, curioso. Citazione, non lo so.
Ah, eccola che mi è venuta. La normalità è una strada lastricata. È comoda per camminare, ma non vi cresce nessun fiore. E come vedete non ho fatto tagli, quindi mi è venuta. Non l'ho cercata mica su internet, e sono serio. Di Vincent van Gogh. Mi piace perché io sono un po' eccentrico, capite? Programma televisivo. Ulisse. Computer o PlayStation, stessa cosa di vino rosso, vino bianco. Il computer ci puoi lavorare. La Play sarà bellissima quanto vuoi. Ci puoi giocare in una maniera senza lag, online. Alle volte si può fare anche su computer se ce l'hai bello potente. E quindi computer è meglio perché ci puoi sia giocare che far mangiare la tua famiglia. Canzone preferita attuale, 7 Years Old. Giorno della settimana sabato perché l'attesa del piacere è se stessa piacere, come si dice. Quindi il sabato ti fai quelle 5 stramaledette ore di scuola, torni a casa e ti rilassi con il solo pensiero: domani è domenica, posso fare quello che voglio, a dormire sino a tardi. Invece la domenica come la passi? Ti svegli tardi, la mattina la passi a dormire, il pomeriggio stravaccato sul divano, bello bellino, e poi da circa le 5 alle 6, domani c'è scuola, avrò fatto tutti i compiti, non ho preparato lo zaino, è così, è così. Cartone preferito? I Simpson, bello i Simpson, mi piace, mi piace. Hai mai nuotato nudo da piccolino, ma proprio a 10 mesi? Con mia mamma. Cocktail preferito? San Pellegrino. Sogno sondesto. Sogno. Sport praticati? Ho praticato tutti gli sport che esistessero in questa vita. E per ora pratico solamente atletica. Sport preferito da vedere dal vivo? Calcio. E stessa cosa da vedere alla TV. Pasto pizza? Pizza all the times. Please. Come ti vedi da qui a 10 anni? Una domanda curiosa. Fra 10 anni avrò 22 anni. Mi vedrò laureato e precario in cerca di una cattedra. Ma tanto sarà così, è ovvio che sarà così. Cosa fai quando ti senti giù? Canto a squarciagola, canzoni rigorosamente italiane e struggenti, cioè del tipo quando mi succede una cosa brutta mi senti canzone, cercala se vuoi. Sì, ci siamo capiti. Parolaccia che dici più spesso, cazzo, mi pare ovvio. Cosa odi? Bella domanda. L'ipocrisia. So che è una domanda a cui rispondono tutti gli youtuber, ma io lo faccio con sincerità. Perché, ok, tutti gli uomini sono ipocriti. Sono ipocriti. L'ipocrisia è un germe, un virus che non si può togliere dalla natura umana. Però, troppa ipocrisia non è possibile. È qualcosa di odioso. Un conto è l'ipocrisia sotto forma di bugia, tutti quanti abbiamo detto bugie, tutti quanti abbiamo paccato per errore o volontariamente per fare un dispetto. Ok, fino a un certo punto va bene, esagerando no. Se io, mettiamo, vado al comics, vado bello bellino, poi vado dai miei due gruppi con cui sto, il gruppo di quelli più fighetti e di quelli nerd. Vado dai fighetti, minchia brutto il comics, ci sono andato solo per le tettone manga. E poi dai nerd, oh minchia sei stato bello il comics, mi è piaciuto in una maniera atroce. Poi interpretato benissimo Naruto, cose del genere. Io odio quando una persona fa così. Frase che dici più spesso, doesn't matter. Chi non sopporti, odio le persone che credono di avere sempre ragione e anche quando scoprono di avere torto cercano di manipolare le cose a proprio piacimento per far sì che abbiano comunque ragione.
Qual è la cosa più bella che esiste? La scoperta, la curiosità umana che l'ISIS, per esempio, ci vuole togliere. A che ora vai a dormire? Verso le 2, le 3. Destrorso mancino, sono destrorso. Proprio questa è la mano con cui. Ok, la smetto, lo giuro, la smetto. Segno zodiacale, acquario, in quanto sono nato il 16 febbraio. Punto debole, mi affido troppo alle persone. Ricordo più brutto, quando è morta mia nonna. Ricordo più bello, non so se può essere un vero e proprio ricordo bello perché è associato a uno più brutto. Quando mia nonna, prima di morire, mi regalò un trenino con 9 ruote anziché 10. È per quello che io nomino così tante volte il 9, è il mio numero preferito, 9 è la misura massima di ogni cosa. Io lo dico scherzando, ma dentro io piango, e piango per la mia povera nonna. Qualità che ti riconoscono? L'intelligenza. Difetto che ti attribuiscono, parlo troppo. Me lo attribuisco anche da solo, io parlo troppo. Anche quando ci sarebbe da stare zitti, parlo. Io parlo. Devo sempre dire la mia. Per forza, per forza. La migliore qualità. Ho una forte, ma forte autostima. E soprattutto io seguo i miei obiettivi. Qualunque costo sia, magari poi me ne dimentico perché la mia mente è così, è fatta così. Poi, però, quando me ne ricordo, percorro quell'obiettivo sino a raggiungerlo. Queste sono le mie due qualità. Scegliere, non lo so. Il peggior difetto. Sono molto eccentrico, lunatico e bipolare. Di cosa hai paura? Che ci tolgano la libertà. Un obiettivo, non sarò egoistico, non sceglierò un obiettivo solamente per me, ma sceglierò un obiettivo per tutta l'umanità. Mi prendo questa responsabilità addosso. Io l'obiettivo che vorrei sarebbe la pace. Non una semplice non guerra, perché è così. Quando finisce la guerra non c'è la pace. C'è la non guerra perché la pace solamente quando non ce ne saranno mai più di guerre. Per ora la pace è un concetto astratto e l'obiettivo che io mi do, ci do, è raggiungerla. Farla diventare concreta. Il tuo primo pensiero la mattina c'è scuola! Invece durante l'estate posso dormire. Già, l'ultimo pensiero prima di andare a letto, domani c'è scuola! L'ultimo pensiero durante l'estate, domani mi posso svegliare all'ora che voglio. Sì, sarò così una persona inutile in questo campo di vista, però. La prima cosa che guardi in una persona del sesso opposto, le mani, gli occhi, il sorriso, il culo. La qualità che cerchi in una persona del sesso opposto, il rispetto. La fedeltà. Sai cantare? Credi in te stesso molto, l'ho già detto, una fortissima autostima. Pensi di essere attraente? Sì. Vai d'accordo con i tuoi genitori? Molto. Un ottimo rapporto con i miei genitori. A che età il primo bacio? Se intendiamo il bacio, ovvero proprio con la lingua. 10 anni. Quanti figli vorresti? Contando che li devi anche mantenere. Sarò una persona triste, però, cioè, se avessi un lavoro come il professore, perché tanto sarà così, credo che massimo due. Uno sarebbe troppo solo, due. Nome preferito? Amanda. Nome che odi? No, non esiste un nome che odio. Cioè, se è un padre dà a sua figlia il nome di India, allora ancora, e sto parlando della mia famiglia. Sì. Meglio tentare ma poi pentirsi o non tentare e poi rimpiangerlo? Tentare, tentare. Credi nel destino? No. Credi in Dio? Sono agnostico.
Sangue freddo, caldo, il sangue freddo sarebbe utilissimo. Sangue freddo. Inverno, estate, autunno. ma poi comunque, cioè, d'inverno quando arriva l'estate ed estate quando arriva l'inverno, è sempre così. Mare o montagna? Montagna, perché io vivo in Sardegna, troppo mare, montagna per una volta. Sai chiedere scusa? No, perché seguo troppo i miei obiettivi senza contare degli altri ed è anche questo un difetto. Sei permaloso? No, non mi arrabbio anche per cose per cui una persona si arrabbierebbe e spaccherebbe tutto come Hulk. Io non. No. Cosa cambieresti di te? Sinceramente, niente. Hai mai rubato? No, da piccolo però, in pratica mia mamma mi portava d'acqua, sapone, saponi e profumi con il seggiolino. Avete presente che c'è una sacca sotto il sedile dove mettere i pannolini, eccetera? Ecco, io, mentre mamma passava tra gli scaffali, prendevo le cose dagli scaffali per l'appunto e le infilavo in quella sacca. Uscivamo e mamma vedeva che avevo tutte quelle cose dentro e dovevamo tornare in negozio per restituirle. Ma vi immaginate me in un negozio di vestiario con l'antitaccheggio? Ami il rischio? Sì, molto. Sai stare solo? No, no, non è possibile. Io ho bisogno di socializzare, sono umano, sono umano. Sei soddisfatto di te stesso? Sì. Matrimonio, convivenza, convivenza. Il matrimonio ha troppi vincoli. Essere o apparire? Certo, se tu sei, ma appari come una persona cattiva e spregevole, non c'entra niente, quindi tutte e due. Ma la bella o la bestia? La bella. Sai abbassare la testa? No. La stessa cosa che io non so chiudere la bocca, non so abbassare la testa. L'emozione che più ti tocca? La solitudine, non so stare da solo. Cosa non faresti mai? Non farei mai. Non togliere la vita perché magari anche era in una situazione orribile, ma tu se togli la vita, togli anche l'opportunità ed è sbagliato. Io che seguo molti miei obiettivi, per me è sbagliato. Cosa non perdoneresti mai? Un tradimento? Un tradimento, ma di quelli, l'alto tradimento famoso, non lo perdonerei mai. Anche se io di solito perdono, quindi non ci sono tantissime cose che non perdonerei. Tre desideri al genio della lampada. Curioso. Togli la miopia dal mondo, togli la guerra dal mondo e togli la fame nel mondo. Ti sei rotto le palle a rispondere a queste domande, infine? No! Anzi, è stato molto divertente e vi ho anche interessato, spero. Se volete, rispondete a queste domande nei commenti. Io vi lascerò il link nella descrizione per il sito da dove le ho prese. Non so che altro youtuber le abbia fatto. Ma il video dura anche troppo, ci vorrà tanto a caricarlo, quindi evitiamo di perdere tempo nella fine come fa Dark Master!